andando sul salone che è qua di fianco, una piccolissima delegazione. Io naturalmente sto parlando per i gruppi Paglio, Giostre e non per la FISB, perché la FISB la sta gestendo giustamente la FISB. Di 5 minuti ai 2.25, se per piacere, la delegazione di 2-3 persone vestite, non vestite, non interessa, soprattutto se ci sono sindaci o assessori, perché ci sarà il sindaco e una parte della giunta che farà la cerimonia di ricevimento. Tutti gli altri si svolgerà in questo modo qua. Partiranno alle ore 15 il corteo normale dell'ente Paglio, perciò la corte ducale e le 8 contrade. Finita l'ultima contrada, che è la vincitrice del 2011, che è San Giacomo, ci saranno praticamente il corteo, diciamo, nostro, perché in questo caso è la commissione che ha creato questa cosa. Dobbiamo solo vedere, e lo vedremo su con il sindaco, il protocollo dovuto al fatto della presenza di gonfaloni accompagnati o non da vigili urbani e sindaci e assessori se sfilano. Comunque, immediatamente dopo, al 90% andremo a livello, soprattutto per i pari, a livello alfabetico. Perciò avremo Abbiate Grasso, Paglio di Asti, Paglio di Faenza, Paglio di Feltre, Paglio di Fucecchio, Paglio di Legnano, Paglio di San Secondo Parmense, Contese Estense, chiedo scusa, c'è, però non so se sfidano anche il Paglio di Bientina, Contese Estense, i mercatanti di Tiene, sbandieratori petroniani di Bologna, non so se ci sono, Giostra della Rocca di Monselice, la Contrada di San Francesco di Parma, Terra del Sole, Giostra del Monaco di Grotta Solina e di Este, Compagnia del Gambero di Cento, Cavalcata dell'Assunta di Fermo, Gruppo Ronta Bordo di San Lorenzo. Poi avremo il gruppone della FISB, che sono circa 150 solo loro.